Betty Berfantini. Quando l'ho letto ho detto finalmente un po' di figa, invece mi è andata male. Per un verso, però ci ho guadagnato per un altro, perché la musica era buona, era. È andata male comunque, nel senso che comunque Betty Barfantini è una grande star, però non è una gran figa. Quindi comunque ti è andata male, o ti sarebbe andata male. Oh, e qui iniziate a colmare la mia ignoranza. Chi è Betty Barfantini? Oh, Perché da qui mi sembra giusto partire. Barfantini è una Delle icone del giornalismo toscano. del TG3 regionale toscano, cioè la conduttrice più importante a livello di icone proprio del TG regionale toscano. Non la conoscevo nemmeno io. Ale aveva scritto un pezzo che si chiamava Betty Barzantini, e a me questo nome sembrava veramente bello, continuava ad essere bello, 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 per cui quando ci siamo ritrovati mi ha mandato un messaggio, credo, e ho detto, secondo me il nome è Betty Barzantini. Poi, dopo questo, ho visto che effettivamente Betty Barzantini È un pretesto, è veramente un'icona. posso andare avanti. Betty Barzantini, oltre che essere un personaggio di spicco della televisione regionale toscana, oltre che essere la simbologia della nostra così, espressione artistica, no? In quanto attenta ai dettagli, in quanto portatrice di grande fierezza, ma allo stesso tempo grande libertaria proprio dell'espressione, veramente la pecora nera del giornalismo nazionale proprio. Addirittura. Sì, è veramente una giornalista, una musicista, un'artista punk, in quanto mette avanti alle notizie, reali o fittizie, il suo modo di esprimersi, Il suo dandismo. il suo dandismo. Oltre a queste due caratteristiche, Betty Barzantini racchiudeva in sé la possibilità di contatto tra due artisti che in quel momento vivevano a Firenze, che erano Alessandro Siori e Marco Parera. Era altro che una scusa, era un pretesto, no? Al posto di dire Marco barra Ale, appena ho un periodo libero dalle date, passiamo una serata insieme, no? Questo andava avanti da anni, questo meccanismo, e non si concretizzava mai in un reale contatto perché tutti e due, facendo lo stesso lavoro, eravamo impegnati più o meno negli stessi periodi, dico bene. Betty Barzantini, dato che ci impegnava in ambito musicale, in ambito lavorativo, sia a me che a Marco, ha contribuito appunto a trovare il pretesto per passare del tempo insieme. E quindi quando due persone responsabili e appassionate, oltre che scettiche, passano del tempo insieme, contribuiscono a creare un qualcosa di spesso sinergico, che alle volte si irrigidisce in delle geometrie così, globalmente morfose, e quindi può funzionare meno, ma è solo una questione di possibilità, è solo una questione di realismo e di tempo da spendere. Questa è stata la nostra seconda prima data, in quanto era la prima data della nostra seconda tornata. La nostra prima tornata era nata da un rifiuto milanese, questa seconda tornata è nata dall'accettazione di una data proprio qua a Milano, e sembra quasi un
o un cerchio che si chiude o un gatto che si muove la coda. Oppure l'accettazione, ma non è un'accettazione, secondo me no, non è un'accettazione, è soltanto una casualità. Noi siamo ripartiti con delle vaccinazioni che prima non avevamo, e porteremo avanti questo progetto, il progetto dei vecchi Barzantini, il progetto appunto che involontariamente sponsorizza una donna che è arte, che più che musa è arte in sé, quindi noi non facciamo altro che portarla in giro, insomma, che portare in giro l'arte. Questa cosa potrei capire che non è una cosa semplice, soprattutto iniziando a Milano. Beh, direi di sì. Però tra l'altro l'ho apprezzata, però non volevo dire. No, però è un progetto particolare, perché io devo dire la verità, quando ho visto che eravate voi due ho pensato vabbè, tanta figa. Quello l'ho pensato prima, poi ho visto che eravate voi due e ho pensato, no, mi sono chiesto ma cosa c'entrano, perché siete tutte e due artisti che stimo molto, però che ho sempre ritenuto di universi. Ma noi siamo tutte e due testimoni di Geova. Perché ridi? No, così, non me la sarei immaginato, però è divertente. Noi siamo accomunati da... la cacciata. Io sento le luci, non c'è bisogno di accendiamo le luci, ecco. Ah, queste, qui, buio. Queste qui si chiamano Black Interview, per ma cui non sarebbe la prima volta. No, però ti serve per la messa a fuoco. Ah, bello, no, però è esattamente questo. Questo, cioè, è il tutto ciò che pensi che non sia possibile, e che invece è la cosa più possibile del mondo, ma è la cosa più naturale del mondo, perché ad associare le persone o un ingegno non è l'ingegno stesso, ma è esattamente e non è l'estetica di quell'ingegno lì. Quindi quella a cui tu ti riferisci come diversità è un senso estetico. E i Barzantini dimostrano che bando all'estetica, allora davvero si può condividere qualcosa, e quel qualcosa è la reale messa in discussione totale. Cioè, il concetto di stasera, io e Ale non siamo contenti, ma non possiamo essere contenti perché c'erano troppe variabili, però in sé si può sempre salvare questo coraggio, nel eliminare ogni tipo di estetica per condividere lo stesso piatto, che in quel caso lì è davvero lo stesso piatto, quello che si mangia. Cioè, teoricamente parlando, il paese reale di Manoliana Memoria. Capito? Non è il popolo arancione di Pisapia, il paese reale. Ecco, sì. Non sono delle cose. Forse questo è il paese reale. Questo è il paese reale, non è quell'altro. Non è quell'altro. Perché quegli altri nemmeno si conoscono, cioè esatto. Comunque sono messi insieme secondo dei. Ribadisco. Perché veramente, cioè l'estetica, quindi l'immagine, è vulgare. Questa è veramente vulgare. Quindi. Elevata l'estetica si può veramente parlare dell'estetica in parlare e finalmente non essere d'accordo, ecco. Non siamo d'accordo, no. Per quello possiamo fare qualcosa insieme, ma sai che palle fare qualcosa con il quale sei d'accordo, sì. Quelle si chiamano seghe. Tu pensi, io sono andato a sentire Manuel Agnelli e Greg Dulli che erano d'accordo, non c'era anch'io, c'erano due coglioni
Quindi era un fatto tutto d'accordo, una musica d'accordo, tutto un accordo, l'accordo. Era tutto d'accordo, d'accordo. C'era anch'io alla fine, non sono riuscito neanche a intervistare. Capisci, così, no? Mi sono rinchiusi, non quando sei in disaccordo, non è che siamo in disaccordo, no? Però non è uno d'accordo. È che ci mettiamo lì a fare la pesina, la messa in discussione, l'abbandono a tutte altre radici. Ribadisco che non c'entra più l'estetica, quindi diventa veramente normale e reale l'incontro tra un parente e un fiore. Sì. Che nel loro proprio confrontarsi e scontrarsi si trovano d'accordo, chiaramente. Infatti, possono trovarsi d'accordo. Secondo me ha funzionato molto bene, almeno, anche se voi non siete contenti di questo live. Però, cioè, io lo sentivo anche quando facevate il soundcheck, sono passato un attimo e comunque si sentiva una sintonia che non mi sarei mai aspettato. Soundcheck era molto più bello. Non volevo dirlo, però per un po' mi è piaciuto quasi di più dell'aereo. No, ma è successo questo, vabbè, ogni volta che... Cioè, ma è anche bello questo. Questa data è la prima data dei Betty Barzantini, perché veramente, cioè, nel crescere parallelamente nelle loro cose, ogni volta che c'è la possibilità di rincontrarsi e doversi confrontare su un palco e quindi sulle prove, la prima cosa che viene in mente è eliminare quello che è stato sicuro fino a 2 minuti prima. Cioè, noi di concerti ne abbiamo fatti 7-8 e ne abbiamo fatti anche di veramente dove ci siamo esaltati, dove questa cosa qua era pendeva molto più dalla nostra faccia che non dal pubblico e quindi eravamo completamente padroni di noi stessi. Ma questo c'è appunto dopo 9 concerti, ritrovandoci, è la prima cosa che mette in discussione, cioè il fatto che ok, questo l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto bene e l'abbiamo stigmatizzato e quindi non possiamo che di nuovo rimettere tutto in pista. Okay. E quindi questo è il rischio. Voi due siete due cantautori. Che vuol dire? Nel senso che scrivete le canzoni e le cantate. Perfetto. In questo senso, sì. In questo progetto qui, come fate? Scrivete a quattro mani, vi alternate? Non lo so. Posso rispondere? Per l'intanto stiamo gestendo delle canzoni. Vuoi rispondere tu, Marco? No, questa è la prima risposta. Sì, sì. Allora, abbiamo siamo stati abbastanza coraggiosi anche lì, no? No, non è vero, nel senso che ognuno aveva dei pezzi, però anche in quello ciò che abbiamo messo sul piatto perlomeno era qualcosa di non edito, né da una parte né sì, da un'altra. Sì, è vero, siamo partiti così, e quando c'era qualcosa di edito che veniva ricondiviso l'abbiamo dichiarato subito nei comunicati, aveva a che fare con una buona nostalgia. No? Tipo? Di entrambi, ma facevamo sempre, ci poteva scappare una mia rivoluzione come per te, primavera, insomma qualcosa di una kerosene, eccetera. Oggi siamo andati oltre, oggi si può dire che i Betty Barzantini sono solo i Betty Barzantini. Sì. Non abbiamo esordito con una canzone che non esisteva. Ho scritto io, ma appena l'ho scritto ho detto questo non è una mia canzone, questa è una canzone di Betty Barzantini. Quindi già esistevano, no? Betty Barzantini, perché se io inizio a fare una cernita, no? Per quello che scrivo, vuol dire che quel progetto esiste. Se questa va di qua e questa va di là. Esatto. E il primo brano che abbiamo fatto di Social Network, possiamo dire che è il primo brano dei Betty Barzantini, a tutti gli effetti, cioè che appartiene ai Betty Barzantini. Tutto il resto è
una rivisitazione costante però di qualcosa che ancora non è mai stato fermato ufficialmente, né da una parte né dall'altra. Sì, è vero, ho fatto Succhiatori, che è un brano di Testa di Cuore, ma l'ho condivisa con Ale. Ripeto, comunque, cioè, in questo progetto tutto ciò che viene toccato viene fulminato dai detti Bartolacci. Quindi la condivisione è questa, ed è, anche se il materiale può avere delle reminiscenze mnemoniche, storiche, queste rivivono finalmente da un'altra parte con i detti Bartolacci. E come li vivono con i Betty Balzantini, non li vivono dall'altra parte. Perfetto. È già un'identità. Cioè. È un manifesto. È un metodo. È un manifesto genetico. Ok. Direi che è abbastanza lunga per il web questa intervista. Se andiamo, se andiamo avanti ancora un po', ce la tagliano. No, io non taglio niente. Non dove sei tu? Scusa. Sono bravo, Milano. No, no, ho capito, ma dove va questa cosa? Questa qui va su Burning Night. Mm. È la stessa cosa per cui ti ho intervistato al Miami, praticamente. Ero quella, sì, forse c'ho un po' più di barba adesso, però. Ah, ma quella che. Ah, che aveva tenuto stand. Esatto. Bravissimo. Infatti dicevo, ma io mi ricordo, però non l'avevo ricollegato minimamente. A me è cresciuta la barba, te i baffi. Ah, okay, però i baffi, va bene. A me è caduta la barba e sono cresciuti i baffi. Va bene. Ragazzi, vi ringrazio e spero di rivedervi presto live. Io ti consiglio, questo l'ho perduto il pubblico perché vanno. Ah, allora, dite. Rivedete, è importante. Ditelo. Cioè, spero di vedervi proprio l'annunciazione, facciamola. Sarà a Firenze entro la fine dell'anno, dove veramente ci saranno i Betty Bartolacci per Betty Bartolacci. Quindi Betty Bartolacci sarà con noi prima, dopo, durante. Perfetto. Sarà veramente un telegiornale creativo. Quando? Si sa già? Entro la fine dell'anno, novembre, dicembre al massimo. Quindi diciamo chi guarda questa intervista di tenere d'occhio il calendario, sì. Il calendario. Il calendario tuo e mio, no? Cioè, vabbè, tu non scrivi. Comunque, perfetto. E il mio, sì, io lo scrivo. Volete aggiungere qualcosa? Tanti auguri. Va bene. A noi, Grazie mille. Betty Bartolacci su Burning Night.